Ciao ragazzi, ragazzi, come va? Dai, spero tutto bene. Stamattina, più o meno verso ora di pranzo, mi è arrivata una cosa stranissima. Mi è arrivato un pacco enorme. E guardando questo pacco mi sono chiesto, ma cosa potrà mai esserci dentro questo pacco? Poi l'ho guardato meglio e mi sono detto, bah, chi lo sa, adesso proviamo ad aprirlo. Ed ho trovato, adesso perché non ce l'ho qua, mi hanno mandato il gioco da tavolo di Monopoli Pizza! E allora, per festeggiare questo evento, quale occasione migliore se non fare un video unboxing? Quindi, preparatevi perché a sto giro il video sarà molto più succulento rispetto alle precedenti volte. Direi quindi di iniziare. Oh, perfetto, direi quindi di iniziare. A sto giro la telecamera viene messa in maniera differente perché così potete vedere al meglio il contenuto. Allora, come potete vedere, confezione abbastanza resistente, mi è arrivata un pochettino graffiata, vediamo. L'ho trovata con qualche botta, però ecco qua, soprattutto qua l'ho trovata con qualche botta, ma vabbè. Dai, può essere che durante il viaggio si sia danneggiato un pochettino. Comunque sia, ha proprio l'apertura tipica da pizza, in maniera tale da rimanere in tema. Direi quindi di aprire. Perfetto, una volta aperta la confezione ci si ritrova subito davanti alla pizza in sé, pizza salamino. Sarebbe interessante sapere se a seconda della, se ogni scatola ha la sua pizza. Comunque sia, questa poi alla fine lo scopo di coprire materiale reale sottostante, che è il seguente. Quindi libretto di istruzioni con spiegato il regolamento in pochissime pagine, tanto ormai il regolamento del Monopoli lo sappiamo ormai tutti. Sarà interessante vedere se ci sono delle differenze. Poi vi leggo il contenuto, anzi facciamo così. Contenuto, un tabellone, 6 pedine, 16 carte pizza, 16 carte degli imprevisti, 16 carte delle probabilità, 64 fette di pizza in cartone e un mazzetto a banconote da gioco e 2 dadi. Quindi questo è i pezzi di pizza che abbiamo appena detto, che dovrebbe essere 64, quindi sono 8 per 7, sì, dovremmo esserci. Poi vediamo un pochettino il tabellone da gioco. Perfetto, questo è il tabellone da gioco col classico via. Man mano si va avanti, vi è la classica prigione con le varie citazioni. Qua, come al solito, aspettate l'articolo recensione di questo gioco, dove potete vedere al meglio la mappa trattata. Adesso ovviamente non le faccio vedere meglio, sia perché faccio fatica con la telecamera, ma anche perché così vi faccio scolosare un pochettino. Poi, una volta fatto questo, abbiamo 2 dadi. Sono dadi a 6 facce. Aspetta, ve lo mostro meglio. Dadi a 6 facce. Poi, le banconote. Adesso provo ad aprire. Vediamo se ce la faccio con la strategia di Magic. Dovrei farcela. Non farmi prendere il taglierino. Eccolo qua. Taglierino. Vediamo se... Lo so che non state vedendo niente. Caspita, ho lasciato eccolo qua. Un po' di pasticca è andata.
Datemi un secondo. Oh, ecco qua. Aspetta che ve lo mostro meglio. Stiamo togliendo la plastica. Voilà. Direi che l'abbiamo eliminata. Perfetto. Quindi queste sono le banconote. Banconote a 5, banconote a 20 e banconote a 100. Materiale. C'è sempre il pezzo di cartoncino. Materiale carta classica, forse un po' più rigida. Sì, un po' più rigida. No, è carta, la classica carta che si utilizza. Quindi queste sono le banconote da utilizzare in gioco. Poi, queste che dovrebbero essere gli imprevisti. Vediamo se riusciamo ad aprire sempre con la strategia di Magic. Però vedo che non funziona come pensavo. Magari qui c'è. Ah. Ci sperato, eh. Ecco qua, sì, c'è la linguetta, un po' difficile da vedere, però c'è. Questi dovrebbero essere gli imprevisti e probabilità. Imprevisti e probabilità. Imprevisti e. No, queste non sono le probabilità, queste sono le pizze. Quindi al posto delle città ci sono queste. E qui vi dovrebbero essere imprevisti e probabilità. Vedete, probabilità e imprevisti. Spero che questo video venga bene a livello di telecamera perché non sono abituato a muovermi così. Poi, pedine. Queste pedine sono pesantissime. Sono fatte. Mi verrebbe da dire di metallo, però. Sicuramente è una stupidata dire di metallo. Però, cavolo. Queste sai una cosa di queste mi sarebbe piaciuto una bustina tipo questa che si può aprire e chiudere, qua avrebbe fatto comodo. Proviamo ad aprirlo, date un secondo. Oh, voilà, aperto. Buco. Sì, sono. Credo di metallo. Sì, probabilmente. Org. Probabilmente di metallo. Bello. Sono ovviamente a tema, adesso ve le mostro. Sono 1, 2, 3, 4. Sono 6 pedine. Prima. Dai, secondo. Prima è il portapizza. Aspetta che mettiamo a fuoco la telecamera. Ok, portapizza. Questo qui. Poi. Questo dovrebbe essere saliera o pipiera. Sì. Comunque sono veramente, veramente belle. Taglia pizza. Vedete che rimaniamo sempre al tema pizza. Questo dovrebbe essere la grattugia. E abbiamo quello che ovviamente mi piace di più, che è Mr. Monopoly pizzaiolo. Aspetta che si vede, non si vede al massimo. No, non si vede, si vede peggio. Ecco qua. Guarda che bello. È proprio bello. Probabilmente questa sarà la pedina che userò io. Veramente, veramente belle queste pedine, mi piacciono veramente un sacco. Quindi, ricapitolando, abbiamo i dadi da gioco. Le. Anzi, facciamo così, dadi da gioco. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedine. Le monete. Poi le carte delle varie pizze. Imprevisti. E probabilità. Poi il tabellone da gioco che lo riapriamo. Momento, eccolo qua. Adesso lo richiudo perché
Non sono proprio in una posizione comoda. Poi i cartoncini legati alla pizza, che vi spiegherò poi nella recensione cosa serviranno. Regolamento e il copri contenuto pizza. Quindi, se dovete andare dagli amici e andate con loro a prendere una pizza, portate questa e vi fate una partita al Monopoli. Direi di girare la telecamera e di trarre delle conclusioni a prodotto. Allora, cosa ne penso di Monopoli edizione pizza? Allora, mi piace veramente un sacco, aspetta che lo faccio vedere. Mi piace veramente un sacco l'edizione di Monopoli pizza. Perché allo stato attuale, a primo impatto, mi sembra veramente fedele al concetto di pizza. Molto simpatica la confezione, molto simpatica l'idea in generale. E vedremo se a livello di gameplay riuscirà a portare qualcosa di nuovo rispetto al classico Monopoli, oppure se sarà semplicemente una variazione del tema. Quindi, per adesso, cosa posso dirvi? Posso dirvi che sicuramente Monopoli edizione pizza verrà recensito, quindi vi consiglio assolutamente di seguirci sui vari social. Vi vedete sul sito ufficiale, quindi www.topescope.it. Se il video vi ha incuriosito sul prodotto, se vi incuriosisce, se vi interessa, se volete qualche domanda ulteriore sul prodotto, ovviamente potete tranquillamente scrivercelo su Facebook, sito ufficiale, tranquillamente, tanto troverete i nostri contatti con molta facilità. Come al solito, io vi ringrazio di essere passati di qua. Spero che ci vediamo in un prossimo video. E niente, buonasera, buonanotte, buongiorno, buon mattino e buon pomeriggio. Ci vediamo ragazzi, ciao!